Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. È una gioia ogni anno, sempre più sentita questa giornata in onore di Sant'Antonio Abate. Sono contento per quelli che preparano questa giornata e devo dire, bella la messa che abbiamo celebrato fino a pochi 10 minuti fa. Bella la benedizione del pane, prima dei fedeli, poi del pane, poi dei cavalli e poi gli agnelli e poi i trattori. Tanta gente, un bel movimento in tutto lo spazio di questa chiesa provvisoria dopo il terremoto. Ci siamo arrangiati abbastanza bene, ecco. Allora io dico, quando diciamo Sant'Antonio, il primo pensiero è che è vissuto facendo la carità. Carità e penitenza, le due cose che ci pesano un pochino, a toglierci del nostro è fatica, a fare penitenza siamo un po' gaudenti in questo nostro tempo, ma un po' di penitenza ce la chiedono anche i governanti, anche i governanti. Dove c'erano i devoti di Sant'Antonio si mandavano dei maiali col campanello sul collo o nell'orecchio per tutto il paese. Poi quando arrivava la festa di Sant'Antonio quei maiali o servivano per il popolo, per far festa o venivano donati alla chiesa. Perché c'è il maiale vicino a Sant'Antonio? I significati sono tanti, cioè la tradizione ci ha portato. Prima cosa è questa, perché Sant'Antonio protegge gli animali e quindi il maiale, che è quello più comune, utile per la sopravvivenza, che noi, ogni famiglia aveva il maialino, un maiale per 6 persone. Una famiglia di 6 persone passava l'inverno mangiando il maiale. La gente si raccoglie in preghiera, poi accoglie la benedizione con le pecorelle, coi cagnolini, coi gatti, coi conigli, con gli animali più impensabili, anche i triceti. E poi benedizione dei cavalli, dei cavalieri, benedizione dei trattori, tanti. Penso che un centinaio di trattori li ho benedetti poco fa. E tutti questi giovani che sono accanto al trattore godono, sapendo che in nome di Sant'Antonio la benedizione arriva sul loro lavoro, sulle loro fatiche.
Ed ora siamo con Damiano Primucci, il padrone di casa. Damiano, una festa anche quest'anno veramente, veramente eccezionale, un grandissimo successo, tanta gente, tanti mezzi. Sì, quest'anno diciamo che ci sono stati molti trattori e sono stato veramente contentissimo. E sono venuti dalle frazioni, dai comuni vicini, Norcia, Monteleone, Leonessa, Terzone. E che dire, sono rimasto veramente, veramente molto contento e ringrazio tutti quanti della presenza, anche perché se non ci fossero gli amici per fare le feste non verrebbero così bene come sono venuti stasera. In effetti si vedeva veramente tanta partecipazione, anche tanta gente qui al ristorante che ha voluto festeggiare insieme a voi, e questa sera credo ci sarà ancora danze o cose varie. Sì, questa sera diciamo i santesi, gli uscenti e gli entranti fanno, diciamo, facciamo la festa ai nuovi santesi, agli uscenti santesi, e abbiamo organizzato la salsicciata come di regola si fa qui al paese. E poi c'è la serata danzante con Simona Cempi e Andrea Luisi, che ci allieteranno un po', diciamo, la serata. In effetti ho visto il fuocone già è acceso e arde proprio sotto la lanterna, e lì ora aspettiamo le salsicce e fra poco, quindi perciò ci metteremo un'altra volta per un bel convivio. Sì, sì, hanno fatto i fuochisti un gran bel fuoco e speriamo faccia a braci. Vedo in mano delle pergamene. Damiano, cosa sono queste? Queste sono le pergamene che abbiamo dato ai partecipanti che sono venuti sia con i trattori che con i cavalli. Era un modo per ringraziarli della loro presenza. Che cosa hai preparato di buono? Allora, quest'anno abbiamo pensato di fare su un tema dei prodotti umbri, abbiamo fatto un antipasto di salumi e poi ci sono state delle bruschette e crostini, una polenta chiamata la polenta alla gricia, e poi ci abbiamo messo una zuppa di faro alla martignanese, che sarebbe un piatto nostro tipico, e poi c'erano dei fagioli in salsa verde con melanzane, e questo vale per l'antipasto. Per i primi c'erano un risotto al sacrantino con gorgonzola e le mezze maniche alla matriciana. Abbiamo fatto il sacrantino perché abbiamo pensato più dei prodotti umbri per creare. Poi c'erano, come secondo, c'era un triste di carne, c'era un agnello a forno con della pancetta e una sgaloppina e funghi porcini. Vogliamo dire, no? Alla gente che ci segue da casa, di invitarla magari a venirci a trovare qui a Martignano, perché sicuramente c'è di tutto e mangeranno roba genuina proprio fatta in casa. Fatta in casa, però vi posso garantire che le cose sono della zona, di tutti, sia dei salumi, cereali ai cosi. Certo, è stato il terremoto, ci ha messo un po' giù, però ci siamo rialzati. E questo che vedete è un bellissimo e folto gruppo di santesi, sia gli uscenti e i nuovi. Ma non voglio anticiparvi io più di tanto, perché ne parlerà un grandissimo santese del passato, il nostro amico Alberto Primucci. Alberto, presentaci sti ragazzi, per favore, grazie. Allora, la festa di Sant'Antonio 2018 l'hanno organizzata Sanna, Salvatore, Primucci e Massimo. E questi sono i santesi che sono nuovi, cioè escono loro e entrano loro. Hanno fatto una festa quest'anno veramente da rimanere senza parole. Hanno organizzato la raduna dei trattori, il terzo mi pare che sia, e il raduno dei cavalli. Bellissima, c'è stata una lesione della gente
veramente per essere un paesino come Martignano così piccolino, ma siamo stati una popolazione anche da Cascia, da tutti i paesi, da Norcia, i trattori sono venuti da Leonessa, da Monteleone, da Norcia, da tutti i paesi, saranno stati 300 trattori, saranno stati per avere una festa così. Poi certo quest'anno c'è stata una piccola strappacatena perché hanno fatto la gara del Boscaiolo, mi hanno un po' gridato perché non li ho fatti fare la strappacatena, che è il loro idolo. Ancora mi stanno a dire, perché se non avessi messo la gara del Boscaiolo sarebbero stati a fare strappacatena fino a stasera. Oh, però un piccolo strappacatena l'hanno fatto uguale. Vabbè, ok, due parole a Sanna, l'organizzatore. È andata una bella giornata, tutti contenti, hanno mangiato come, vabbè, appresi, comunque tutto tranquillo e tutti contenti. Ringraziamo tutto il paese che ci ha aiutato a fare questa festa, anche il tempo è stato opportuno, ringraziamo tutti. Questo è il nuovo Sandese, Narduccio Salvatore. Allora, speriamo di non dedurre le aspettative del prossimo anno. Da martignanese acquisito è un onore, ecco, poter condividere questa nuova esperienza con l'amico Domenico. E niente, sarà sicuramente una festa da non dimenticare. Ecco. Domenico è un santese storico, ben già fatto tante feste, quindi non sanno come prevedi di organizzare la festa? Prevediamo almeno da uguagliarla quest'anno. Migliore, no? Anche migliore, però, da non andare indietro, via, cerchiamo di andare sempre avanti. Le zone nostre sono tutti boscaioli, cioè lo fanno di professione il boscaiolo. E allora abbiamo fatto questo gioco e c'è stata una bella lesione a questo gioco. E nel gioco abbiamo fatto la fettina più piccola, non è voluto fare niente. La fettina più fina e buttando giù il palo, lì si vede l'abilità perché facendole cascare le piante destra o sinistra devono prendere il palloncino. E siamo giunti al termine di questa bellissima giornata, adesso siamo tutti intorno al focone e stiamo cuocendo le salsicce, fra poco andremo all'interno e le assaggeremo, sicuramente sono squisite perché sono fatte in casa. Quindi perciò ragazzi non invidiatemi perché io andrò a mangiare le salsicce, grazie, ciao!